Le pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo Isoplam nascono per soddisfare le esigenze di resistenza e durata richieste in ambito industriale. La possibilità di scegliere diverse colorazioni permette di avere un pavimento al contempo funzionale ed esteticamente apprezzabile. La pavimentazione Pavilux Isoplam è ideale per piazzali, centri logistici, magazzini, parcheggi, centri commerciali, poli industriali e funzionali, impianti sportivi, porti e aeroporti. Il fondo sul quale andrà realizzato il pavimento Isoplam deve essere costipato e planare per evitare differenze di spessore nel successivo getto di calcestruzzo. Mettere in quota e posizionare i chiusini senza bordature di cemento d'incollaggio per limitare il formarsi di fessurazioni in superficie. Applicare la fascia perimetrale in polietilene espanso parzialmente adesiva per separare muri e marciapiedi in modo da rendere il movimento della pavimentazione indipendente dalle parti verticali. Applicare il telo di nylon in polietilene Isoplam come barriera al vapore per impedire la risalita di umidità dal terreno sottostante. Stendere sopra il tessuto non tessuto geotessile drenante con funzione di materassino di assorbimento dell'acqua in eccesso del calcestruzzo. Posizionare i distanziatori in ferro a distanza di un metro l'uno dall'altro per tenere sollevata la rete elettrosaldata alla corretta altezza, precedentemente definita con livella laser. Posare la rete elettrosaldata sormontata di una maglia, 10-15%, indispensabile per contenere le fessurazioni superficiali. In corrispondenza di chiusini o colonne, prevedere un rinforzo di armatura con doppia rete posizionata a 45 gradi in corrispondenza degli angoli. Se necessario, a seconda della stagionalità, il calcestruzzo deve essere additivato con ColdPav, accelerante di presa del cemento, o HotPav, ritardante di presa. È possibile sostituire la rete elettrosaldata con le fibre strutturali per contrastare le fessurazioni superficiali. Utilizzare Plam fibre Isoplam in polipropilene per evitare le microcavillature. Nel caso in cui vi sia una pavimentazione esistente adiacente al getto, si dovrà provvedere a inserirvi dei barrotti in ferro in modo da contrastare i movimenti verticali della futura piastra di calcestruzzo. Per garantire una pavimentazione industriale sono fondamentali la qualità, la consistenza e la formulazione del calcestruzzo, come da specifiche tecniche nelle voci di capitolato Isoplam. Stendere e staggiare il calcestruzzo avendo cura di rispettare le pendenze previste. Utilizzare la staggia vibrante per livellare la superficie, ridurre la presenza di bolle d'aria nel getto e per far risalire in superficie la boiacca indispensabile per incorporare il corazzante Pavilux. Curare i bordi e gli angoli della pavimentazione con gli speciali frattazzi e naselli Isoplam. Non appena la superficie sarà calpestabile, passare la superficie con lisciatrice meccanica con disco zincato o frattazzi di sgrossatura. Poi applicare il corazzante colorato Pavilux, circa 4-6 kg a metro quadro, mediante l'utilizzo della spolverina Isoplam, indispensabile per applicare la corretta quantità di prodotto. Compattare il corazzante colorato con lisciatrice meccanica e disco zincato o frattazzi di sgrossatura. Rifinire bordi e angoli a mano con attrezzi professionali Isoplam. Una volta incorporato tutto il corazzante Pavilux, è fondamentale chiudere i pori della superficie passando e ripassando più volte la frattazzatrice meccanica con le palette di lisciatura e finitura. Nella stagione più calda sarà necessaria l'applicazione di antievaporante Isoplam per evitare una rapida essiccazione della superficie e la formazione di microcavillature.
la superficie in calcestruzzo è soggetta a movimenti di ritiro e dilatazione. Pertanto, richiede la formazione di giunti di controllo che andranno correttamente dimensionati al fine di ridurre al minimo il rischio di fessurazioni. Per poter ottenere una precisa linea di taglio, utilizzare il traccialinee o battispago Isoplam, marcatore di ossido colorato. Eseguire l'operazione di taglio entro le 24 ore dal getto di calcestruzzo con macchina tagliagiunti. Sigillare i tagli con speciale guaina in neoprene nera o colorata applicata con il carrello o rullo posa guaina manuale. In questo modo si impedisce ad acqua ed altri materiali di ristagnare. Dopo minimo 48 ore, lavare la superficie con Plum Super Cleaner, opportunamente diluito in acqua e nebulizzato sulla pavimentazione. Massaggiare con lisciatrice con disco in spugna rosso o monospazzola. Risciacquare accuratamente con idropulitrice la pavimentazione e rimuovere l'acqua in eccesso con spingiacqua o aspiraliquidi Isoplam. A pavimentazione completamente asciutta, applicare due mani di protettivo Plum Sealing O additivato con polvere anti-slip nel caso si voglia rendere la superficie antiscivolo. Plum Sealing O Isoplam è una speciale resina che sigilla la porosità della superficie, rendendola idrorepellente e antimacchia. Consigliamo di rivolgersi all'ufficio tecnico Isoplam per valutare il protettivo adeguato alla destinazione d'uso della pavimentazione. Il pavimento Pavilux Isoplam deve essere realizzato a regola d'arte e richiede una qualifica professionale prima di essere applicato. Per questo, formiamo e aggiorniamo i nostri applicatori attraverso i Concreativity Workshop. Contattaci per ulteriori informazioni.